Siamo qui con l'autrice Rosanna Carnevale, scrittrice molisana, che ci presenta la sua ultima fatica letteraria dal titolo In solitudine, prima tappa post pandemia, si può dire così? Sì, prima tappa post pandemia, perché il libro infatti è uscito nel 2019, proprio ad agosto del 2019, la promozione appena iniziata, il Covid è arrivato, quindi si è fermato tutto e questa serata è la prima, diciamo, della ripresa di una serie di appuntamenti che poi sono già programmati e seguiranno. Di cosa ci parla il suo testo? È la storia di una donna ottantenne, una pittrice ottantenne, che appunto fa fronte alla vita attraverso, con le armi appuntite della sua arte, della sua pittura, e cerca di vivere la vita fino in fondo senza lamentarsi e continuando a trovare nutrimento nella sua arte. Quanto può essere importante trovare nutrimento, come diceva lei, nelle proprie passioni? Io penso che sia fondamentale coltivare le proprie passioni, farne, se si è fortunati, farne anche il proprio lavoro, significa avere un mondo salvifico rispetto all'età che avanza, alle energie che arretrano, per esempio come nel caso della nostra protagonista. Come è nata l'idea di questa trama, di questo libro? È nata innanzitutto sulla scorta delle mie passioni, ecco, una delle quali è proprio la pittura. Allora volevo raccontare un percorso d'arte, il lavoro dell'arte. E poi l'interesse è appunto per la vita, per l'età che passano, che si avvicendano, ecco, su questo, diciamo, palcoscenico che è sempre uguale della nostra vita quotidiana. E si cerca sempre di trovare qualche cosa che sia inimitabile, che sia diverso e che ci dia questa spinta per proseguire fino alla fine questo nostro percorso Come si esistenziale. dice, soprattutto quando avviene la parabola discendente della vita. Esattamente, sì, e lì è più difficile trovare energie e stimoli. Quali saranno le prossime tappe di presentazione per il suo libro In solitudine? La prossima è Roccaraso, il 23 agosto. E poi altre in via di definizione. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo e le auguriamo il meglio da, insomma, questo suo lavoro per un grande successo. Grazie.